Buonasera a tutti. Io, come prima cosa, vorrei dire che stiamo attraversando un momento storico difficilissimo come nazione e per questo vorrei mandare un grande abbraccio alle famiglie delle vittime del Covid e a tutto il personale sanitario italiano. Vorrei anche ringraziare il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la forza con cui stanno sostenendo il nostro Paese in questi momenti drammatici. Questi mesi di pandemia ci hanno mostrato tante cose e dobbiamo dirci che il Movimento ha avuto idee politiche lungimiranti. Penso al reddito di cittadinanza che dà sostegno adesso a 3 milioni di persone, senza sarebbero allo stremo. Penso al decreto dignità, senza il quale oggi avremo 2 milioni di disoccupati in più. E penso ai riders. Nel 2018 erano lavoratori praticamente senza diritti. Oggi hanno delle tutele per la loro sicurezza e permettono a molte imprese di continuare a lavorare in pieno lockdown. E vedete, l'essere umano tende a dare per scontati i risultati che sono stati raggiunti. Ma io so quanto sono costati. Quando si fa qualcosa tutti vedono solo il risultato, pochi il lavoro che c'è dietro. Lo sforzo nel cercare sempre un'intesa con il dialogo, la mediazione. È un po' come nello sport, che tutti vedono la finale, ma pochi il sudore versato per arrivarci. Questo non vuol dire che va tutto bene. Io mi sono dimesso 10 mesi fa da capo politico. E poco prima il Movimento aveva approvato in Parlamento il carcere ai grandi evasori e il taglio ai parlamentari. Poi ho dato tutto per la campagna referendaria che abbiamo vinto. E molto spesso ho sentito citare a modello i risultati ottenuti, ma allo stesso tempo sento attaccare parlamentari e ministri che li hanno portati a casa. E su questo c'è un controsenso. Forse perché, come diceva qualcuno, finché non trovi qualcosa per cui lottare, ti accontenti di qualcosa contro cui lottare. Molti mi chiedono che Movimento 5 Stelle voglio. Io voglio un movimento autonomo, forte e protagonista, e che si deve far valere di più nel governo e quindi deve cambiare passo. Non basta solo dirci che siamo il terzo polo, la terza via. Quella è una posizione, non un'identità. L'identità si costruisce coi temi. L'identità si realizza pianificando un progetto che per me deve guardare al mondo con un approccio innovativo. Ambiente, ad esempio, non è solo ecologia, ma è il modo di produrre oggetti, è energia, è l'export, è la cura del territorio, è l'industria, è il fisco. E io credo che non dobbiamo avere paura di combattere per cose sacrosante. Lo dico chiaramente, per me è stato un errore permettere che si rinviasse la riforma fiscale all'anno prossimo. Noi dobbiamo iniziare a fare una parte della riforma fiscale subito, iniziando dagli autonomi, da chi è solo. E a proposito di peso nel governo, su autostrade le intercettazioni che sono uscite sono scandalose. E avevo consigliato prudenza dopo l'accordo tanto celebrato, e infatti siamo ancora allo stesso punto. Ora due sono le cose: o si estromettono i Benetton dall'azionariato, o deve essere revoca subito. E anche sulle nomine, che è un tema molto citato. Io non capisco perché dobbiamo farci male da soli. Non è un dibattito interno al movimento. Noi stiamo al governo. Facciamo subito una legge con un percorso pubblico che preveda candidature pulite e trasparenti e combattiamo per questo. E lo stesso vale per la sanità e per le nomine dei direttori sanitari. Serve anche in quel caso decidere per merito e non per appartenenza politica, perché merito nella sanità significa contrasto alle mafie. E per rafforzarci io credo che il Movimento deve anche superare le sue ambiguità in ambito internazionale, entrare in una grande famiglia europea con i nostri bravissimi europarlamentari che ringrazio. Per tutto questo, il futuro organo collegiale sarà fondamentale. Per me rappresenterà l'unità del Movimento 5 Stelle e servirà a dare una linea politica chiara e condivisa. E voglio dire che sono molto soddisfatto del primo risultato di questi stati generali, perché a quanto ho capito ci proponiamo un'organizzazione territoriale con fondi dedicati per le attività locali, manteniamo il limite dei due mandati che è sacrosanto, apriamo alle alleanze programmatiche, non a quelle strutturali, e troveremo anche una nuova sinergia con Rousseau, che ci consentirà di avere il meglio della democrazia diretta in cui credo fermamente. È un cambiamento importante e su questo continueremo a lavorare anche con Davide. Per concludere vorrei ringraziare Vito Crimi, che ci ha condotto fino a qui in un periodo molto difficile e molto più lungo del previsto a causa della pandemia. Vorrei salutare Beppe Grillo, mandargli un abbraccio, perché sono sicuro che ci starà guardando. E prima di chiudere vorrei mandare un saluto a tutti i nostri sindaci che hanno rappresentato la nostra prima esperienza di governo.
Viva il Movimento 5 Stelle e in alto i cuori.